Benvenuti al mio nuovo video e oggi questo è dedicato ai prodotti che sto utilizzando da quest'inverno praticamente per fare la mia base trucco e siccome è una combinazione di prodotti con cui mi sto trovando benissimo ho deciso di parlarvene di modo che se anche voi avete magari i miei stessi diciamo problemi nel senso che ho la pelle secca sono molto pallida e d'inverno soprattutto con il vento tende a seccarsi ancora di più magari vi posso consigliare dei prodotti che io ormai ho ben testato e che quindi possono interessare anche a voi e quindi iniziamo. Il primo step tutte le mattine è la detersione e io utilizzo questa combinazione di detergente e sto utilizzando questo di Kiko che è il cleansing foam che praticamente crea una mousse molto delicata, per niente aggressiva, perché sì è una mousse, una schiuma, però non è ricca di agenti schiumogeni chissà quanto, infatti tende anche proprio a svanire e quindi è molto delicata, però pulisce e lo utilizzo in combinazione con il mio Foreo Mini, questo fucsia che sto adorando perché ha queste setoline di gomma molto flessibili, quindi molto leggere e molto delicate, che fanno veramente un massaggio senza aggredire troppo la pelle e quindi inizio la detersione con questi due prodotti. Poi passo all'idratazione del contorno occhi e stendo quindi questo prodotto, che sarebbe appunto questo di MAC, sia sotto agli occhi e sia anche su tutte le palpebre. E io sto utilizzando il MAC Mineralize Church Water contorno occhi. È una cremina abbastanza diciamo liquida, non molto densa, e che si stende comunque facilmente e idrata benissimo la zona occhi e infatti nonostante l'applicazione poi di correttore, fondotinta, insomma quello che sia, non va a, questi prodotti non vanno ad evidenziare le rughette, per cui la zona rimane idratata per tutto il giorno. E questo prodotto io ce l'ho ormai da un bel pezzo e vabbè ora è quasi finito, però insomma dura anche un bel po'. Sono 15 ml di prodotto su tutto il resto del viso, stendo invece un siero. Mi sta piacendo tantissimo e infatti è praticamente finito. Questo di Kiko, che è il Neon Glow Light Effect Serum, che praticamente contiene oltre al siero anche delle microperlescenze, che sarebbero queste che si vedono e non si vedono, che creano una spirale dentro appunto al siero, che vanno ad arricchire ancora di più il prodotto di elementi proprio riflettenti e infatti crea proprio questo effetto molto più luminoso sulla pelle. È un siero che si assorbe subito e che quindi utilizzo come base poi per la mia crema idratante. La crema idratante che sto utilizzando attualmente e che stendo non solo sul viso ma anche sul collo è questa alla rosa moscheta del Cile, trovata in una box che è della erboristeria Magentina, ma che mi sta piacendo tantissimo, sia il packaging di vetro, io adoro i prodotti in vetro perché lo trovo molto più bello anche al tatto, insomma questo pastinato mi piace, ma a parte il packaging questo prodotto mi piace perché mi riempie proprio di profumo di rosa, quindi la mattina mi sveglio proprio grazie anche a questo profumo di rosa molto intenso e quindi questa crema che si assorbe comunque subito. Dopodiché inizio a coprire le mie imperfezioni. Allora, le imperfezioni che io ho sono le occhiaie un pochino diciamo scure e qualche rossore soprattutto qui sul mento e sulle guance che si accentuano soprattutto con il freddo. Per quanto riguarda le occhiaie adoro letteralmente questo correttore MAC che è il Select Moisture Cover l'MC15 e questo correttore lo adoro perché ne basta veramente un velo
e copre perfettamente le occhiaie, rendendo quindi questa zona del sotto agli occhi molto chiara e quindi molto più sana. Quindi questo lo adoro ed è un prodotto cremoso. Per quanto invece riguarda i rossori, tendo a coprirli con questo primer Kiko, che è quello verde, che è lo Skin Tone Corrector. Mi piace tanto, allora, sia l'erogatore, che permette di dosare perfettamente la quantità di prodotto che serve, e sia l'effetto. Allora, lì per lì che lo si stende sembra non coprire, perché è un prodotto bagnato e quindi sembra che non copra nulla, ma una volta asciutto, ci mette poco, insomma pochi istanti, attenua tantissimo i rossori, quindi fa il suo lavoro. Se poi mi rimane qualche punto un po' più rosso, lo copro con il correttore. Ma insomma, questo prodotto mi piace veramente tanto. E poi passo al fondotinta e sto amando alla follia questo di Kiko, lo Skin Evolution. Il mio è il colore 01 Porcelain, è quello più chiaro, e mi piace perché ha un sottotono comunque rosa e quindi mi dà questa sensazione di pelle e di colorito sano, di pelle sana. Io mischio a questo correttore due prodotti in alternativa, un giorno uno, un giorno l'altro, insomma come mi viene, e ci mischio o questo illuminante di The Body Shop, che funge anche da primer, quindi mi fissa meglio anche il correttore, oppure ci metto le Lustre Drops di MAC, che è questo prodotto perlescente rosato, che quindi accentua ulteriormente il rosa del fondotinta e in più mi dona proprio luminosità, così come anche questo. Mi piace abbinarci appunto questi due prodotti insieme, mischiarceli, perché in inverno soprattutto, che sento quindi la pelle molto più secca, mi piace invece vederla più luminosa, più piena, e con questa combinazione di prodotti ho proprio questo effetto. Poi fisso il tutto con la cipria, e la cipria che sto utilizzando adesso è questa di MAC, che è la Mineralize Skin Finish, e la mia è la colorazione light ovviamente, ed è questa appunto chiarissima, che mi piace fissare su tutto il viso con questo pennello a setole molto compatte, che quindi tendo a picchiettare sul viso in questo modo, in modo quindi da fissare bene la cipria. Questa cipria mi piace perché non è proprio trasparente, ma non è nemmeno così coprente, insomma ha il giusto, secondo me, proprio grado di coprenza del colore del fondotinta, quindi questa mi piace tantissimo. Una volta stesa anche la cipria, per cercare comunque di creare una pelle un po' meno omogenea di colore, mi piace utilizzare gli Skin Finish, questi due, naturalmente non insieme, un giorno uno, un giorno l'altro, come mi viene, e io ho questi due. Il primo è Rio, che è questa combinazione di marrone e di rosa, che dà veramente alla pelle un tocco di luce e di colore non omogeneo, mi piace tantissimo, un tocco anche di abbronzatura. Quest'altro invece, che è il Perfectly Poised, che è questo invece sul oro marroncino, che dà invece un effetto un po' più satinato e mi piace. Quindi io adoro gli Skin Finish MAC, penso che saranno i miei prodotti per la vita. Per quanto invece riguarda le sopracciglia, io mi sto trovando benissimo con questo prodotto MAC, che è un brow duo e che è il colore brunette, quindi quello per le castane scure, ed è formato praticamente da questi due ombrettini, questo chiaro e questo scuro, e quindi prima applico questo chiaro per creare la forma,
Dopodiché definisco il tutto con questo scuro e utilizzo questo pennellino, sempre MAC, per sopracciglia, che è al 208. Anche se è un pennellino piatto e angolato, come tantissimi altri che ho, in realtà questo è perfetto per le sopracciglia e l'effetto che fa questo non lo fanno gli altri, perché è molto compatto, piccolino, quindi permette proprio bene di disegnare il tutto e quindi la combinazione di questi prodotti è fantastica e nonostante siano prodotti in polvere, tengono tutto il giorno senza, io non ho mai fatto ritocchi durante il giorno, nemmeno dopo essere andata in palestra. È ancora tutto perfetto, quindi anche questi sono dei prodotti che io vi consiglio assolutamente e creano comunque un effetto molto naturale. Dopodiché termino tutta la mia base con un po' di contouring e quindi applico un po' di terra. E attualmente mi piace tantissimo come terra questa contenuta in questo appunto duo di MAC, che è il l'Hibiscus Tiss della collezione di Rihanna, ed è questo, quindi è blush e terra, quindi faccio il contouring con questa terra. Basta, praticamente metà mattina è partita solo per fare la base, no scherzo, rendo conto che sono tanti prodotti. Io però veramente li uso tutti i giorni perché l'effetto finale che mi danno mi piace tantissimo, quindi mi sento veramente a posto dalla mattina a quando non mi strucco la sera, devo dire che io durante il giorno non ho nessun problema, questi prodotti tengono tantissimo. Io spero che il mio video vi sia stato utile, che magari vi abbia suggerito qualche prodotto da prendere, da comprare interessante. Se avete qualche domanda su qualcuno di questi prodotti, fatemele qui sotto e io vi risponderò. Grazie per aver guardato questo video e vi ricordo che sotto trovate tutti i link per contattarmi ovunque volete, Instagram, Facebook, Google+, e DeviantArt. Quindi vi aspetto al prossimo video e vi lascio il link dei miei ultimi due video. Ciao!